Benvenuti dalla redazione Trentina di Liberi Oltre. Oggi abbiamo un formato insolito, siamo in quattro e abbiamo una new entry nella redazione, Marco Bellandi Giuffrida, è un giovane giurista che mi darà una mano per questa intervista. Marco, benvenuto. Grazie Luigi e un abbraccio a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Oltre a Marco, abbiamo pensato di invitare Mauro Campadelli, che è un libraio trentino. Mauro. Eccomi qua, grazie Luigi, è un piacere per me essere insieme a voi e parlare di libri, di librerie e magari dire qualcosa di interessante, mi auguro, ed ascoltarvi soprattutto per quello che mi riguarda. Grazie ancora. E poi, last but not least, abbiamo la meravigliosa e stupenda Vital Bassolini. Buonasera. Grazie, grazie per l'invito, grazie anche per i complimenti, totalmente meritati. Speriamo almeno che siano belle le cose che poi avrò da dirvi, ecco. Beh, sicuramente. Allora, il titolo di questa puntata della redazione trentina è Librerie tra Stato e Regioni. E, diciamo, abbiamo pensato a questa intervista perché c'è una differenza di trattamento tra la Regione Trentino e lo Stato sulla questione delle librerie. Infatti, chiedo in maniera retorica a Mauro se la sua libreria è aperta oppure chiusa in questi giorni. Siamo chiusi, sicuramente lo saremo fino ai primi di maggio, come immagino anche altre librerie nelle regioni a noi vicine. E noi siamo chiusi ormai dai primi giorni di marzo. Io, a dire la verità, ho anche anticipato il lockdown, perché non mi sentivo più particolarmente sicuro, ma soprattutto perché comunque, nei giorni immediatamente precedenti il lockdown ufficiale, in libreria non veniva più nessuno. Per cui a quel punto, ecco, ho preferito chiudere e sarò chiuso ancora per una decina di giorni, direi. Bene, questa è una cosa molto interessante perché in realtà poi, come giustamente ricordava anche Luigi, a livello nazionale le cose stanno andando in modo diverso dal momento che con il DPCM del 10 aprile è stato disposto per l'appunto l'apertura anche delle librerie in tutta Italia. Ora però l'esperienza di Mauro ci dimostra che in realtà non tutte le regioni e non tutte le province autonome, perché a Trento di provincia autonoma si tratta, hanno deciso di seguire questa via dettata per l'appunto dallo Stato, dal governo centrale. E a questo punto io ho una domanda per Vital Bazzolini, che è un'esperta di diritto pubblico e diritto amministrativo. E è una domanda, diciamo, abbastanza introduttiva da questo punto di vista. Vorrei chiederle se, in fondo, è possibile che una provincia autonoma oppure una regione, in una situazione di emergenza, possa comunque adottare delle misure più restrittive rispetto a quelle che vengono adottate a livello centrale, anche quando in gioco vi sono delle libertà costituzionali, in questo caso sicuramente la libertà di impresa, ma in altre regioni si è visto che le ordinanze regionali e provinciali hanno riguardato anche la libertà di movimento. E l'ulteriore domanda, dato che mi sembra che la risposta sia sì, le regioni e le province possono, è in quale misura può spingersi questa azione in deroga rispetto ai dettami del governo centrale? Allora, diciamo subito, possono sì, ma a determinate condizioni, in punto di diritto. Ciò che invece sta accadendo oggi è in fatto, è qualcosa di molto diverso da ciò che prescrive la legge. Ci tengo subito a chiarire come stanno le cose. Diciamo subito questo, la vicenda appunto giuridica e punto di diritto, la vicenda dell'emergenza da coronavirus, vede una serie di DPCM, ormai è una sigla a cui ci siamo abituati, e sono gli atti con cui il Presidente del
Consiglio dei Ministri dà delle disposizioni per la gestione dell'emergenza e per il contenimento del contagio. Ora, al di là di questa enormità, di questo numero enorme di DPCM, in realtà la vicenda giuridica del coronavirus è stata contrassegnata da due decreti legge che costituiscono quello che i giuristi chiamano base giuridica degli atti del Presidente del Consiglio. E sono uno, un decreto legge, il primo in assoluto del 23 febbraio, il secondo del 25 marzo. Il decreto del 25 febbraio, il decreto legge immediatamente convertito in legge, di fatto a livello di ciò di cui qui noi stiamo parlando, quindi di competenza Stato, Regione, Comuni, era abbastanza confuso, quantomeno era stato interpretato confusamente, non si sapeva bene chi potesse far cosa e fino a che punto potesse spingersi. Di fatto quel decreto dava dei poteri molto ampi non solo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che poteva adottare qualunque cosa, c'era una sorta di delega in bianco nei suoi confronti, ma anche alle regioni e ai comuni. Non ci dimentichiamo che in quel momento, in quel periodo, venivano costituite le prime zone rosse, c'era il dubbio se costituirne delle altre e soltanto gli amministratori locali potevano rendersi conto dell'emergenza, quindi della necessità di agire anche con una certa speditezza. Si è poi arrivati al decreto legge di un mese dopo, quindi del 25 marzo, e lì il legislatore, perché sappiamo che col decreto legge il governo diventa vero e proprio legislatore, il legislatore si è reso conto che serviva mettere un po' di ordine e quindi ha disposto un sistema abbastanza articolato, comunque chiaro, vale a dire i poteri spettano di appunto dare disposizioni, spettano al Presidente del Consiglio con dei DPCM. Tuttavia, in situazioni di particolare aggravamento della situazione sanitaria può provvedere anche il Presidente della Regione. Invece il sindaco teoricamente era stato spogliato di qualunque potere, salvo che per attività, come dire, operative inerenti all'attuazione degli atti del Presidente del Consiglio. Di fatto in questi giorni, e cioè ormai è almeno 20 giorni, quindi dall'emanazione dell'ultimo decreto legge, vediamo che la confusione continua a regnare sovrana. E dunque, ad esempio, in tema di librerie, nonostante il DPCM del 10 aprile, come ricordavate, ne ha consentito l'apertura in tutta Italia, unitamente ad esempio ai negozi di abbigliamento per neonati e bambini, una serie di regioni hanno deciso che questi esercizi commerciali sarebbero comunque rimasti chiusi. Alcuni, ad esempio, a tempo, a Roma sono stati riaperti ieri, mi pare, o anzi oggi. E quindi a questo punto le regioni, al di là di situazioni di aggravamento, hanno comunque dato delle disposizioni più restrittive, uscendo fuori dai limiti, dai paletti, ai loro poteri posti da quel decreto legge del 25 marzo. Quindi sì, misure più restrittive, quindi chiusure, a condizione che vi fosse una comprovata situazione di aggravamento rispetto al resto del paese. Certamente, e lei ha ricordato bene il fatto, la necessità di avere un'azione da parte delle singole regioni anche per gestire delle situazioni che sono locali. Il Trentino Alto Adige banalmente non è la Lombardia banalmente non è il Molise, eccetera eccetera. Qui in Trentino Alto Adige la questione dell'autonomia decisionale è molto sentita. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori, che sicuramente già lo sanno, che in relazione al Trentino Alto Adige non si parla nemmeno di regione, ma di province autonome, di Trento e Bolzano, che di fatto hanno la stessa competenza che nelle altre regioni d'Italia spetta agli organi regionali. E, come è noto, i rapporti tra Stato e Regioni sono regolati al titolo quinto della seconda parte della nostra Costituzione, che è stata riformata, lo ricordiamo, in modo abbastanza radicale nel 2001. E una domanda che voglio ancora fare a Vitalba, se lei è d'accordo, è questa.
Secondo lei, in questa situazione di emergenza, quei delicatissimi rapporti tra organi centrali, statali ed organi regionali, quanto a competenze sia legislative sia amministrative, vengono rispettati oppure ci si potrebbe domandare, si potrebbe porre un problema da questo punto di vista? Allora, diciamo subito che in questo caso, quindi nella gestione dell'emergenza, il fatto che la regione fosse una regione a statuto speciale o che ci troviamo di fronte a una provincia autonoma, la cosa diventa irrilevante. Il decreto legge di cui parlavo tratta le regioni allo stesso modo, soltanto in una norma di chiusura c'è una clausola di compatibilità rispetto agli statuti regionali, ma di fatto laddove si parla di paletti posti al potere delle regioni e quindi anche delle province autonome, ecco, i paletti restano sempre gli stessi. Il titolo quinto, che in questo caso è stato più volte richiamato dicendo se fosse passata ad esempio la riforma costituzionale del 2016, che come sappiamo è stata bocciata al referendum, non ci sarebbe stato questo groviglio di competenze, vi sarebbe stata la cosiddetta clausola di supremazia che era prevista in quella riforma costituzionale e quindi lo Stato avrebbe potuto dettare legge. Ebbene, in questo caso, per tutto quanto è accaduto in tema appunto di ordinanze regionali che si sono sovrapposte, talvolta anche di PCM andando fuori dai paletti, ecco, in questo caso io direi che il titolo 15 c'entra ben poco o addirittura niente. Quanto a legislazione, io vorrei ricordare che nella Costituzione, cioè la Costituzione è molto chiara nell'affidare la legislazione esclusiva allo Stato per quanto attiene la gestione delle epidemie, quindi della profilassi internazionale. La Costituzione, sempre al medesimo articolo 117, attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali di assistenza, tra cui c'è anche la strategia per le epidemie, e non ci dimentichiamo ancora di un altro articolo che in questo caso, che in questo periodo è stato assolutamente sottovalutato, l'articolo 120, che prevede dei poteri sostitutivi del governo nei confronti delle regioni laddove si tratti di procedere unitariamente e le regioni esondino dai limiti posti dalle norme. Quindi sin da oggi a Costituzione vigente, quindi senza richiamare quella che fu la riforma costituzionale, ci sarebbero stati tutti gli strumenti per procedere in maniera ordinata. Se poi ci sono stati presidenti di regione che per motivi di protagonismo e molti altri sono andati per conto proprio senza rispettare i limiti, questo è tutto un altro discorso che ha ben poco a che fare col diritto. Certo. Allora io lascerei a questo punto la parola a Luigi. Sì, andiamo avanti chiedendo a Mauro, quindi scendiamo un po' nel particolare, insomma, parliamo di come Mauro si sta preparando per questa riapertura che spero avvenga il più presto possibile, non appena questa fase 2 verrà avviata. E quindi chiedo a Mauro di parlarci di come lui si sta preparando e di come affronterà tutte le limitazioni che inevitabilmente verranno imposte. Mi riferisco a ingresso di persone limitato e oppure forse anche il tempo contingentato per l'acquisto dei libri, forse o altre cose che verranno imposte. E dopodiché ti chiedo anche se stai avendo dei contatti con i tuoi clienti al momento e se pensi che insomma sia possibile riprendere in maniera agevole o se vedi delle difficoltà. Prima parlando con Vitalba mi diceva che a Roma oggi alla riapertura delle librerie si sono viste code, quindi perlomeno a Roma ci sono numerosi lettori in trepida attesa. Io come la canzone. Non so se mi senti, Luigi, perché io ho
purtroppo delle difficoltà, ogni tanto perdo la linea e temo di non aver ascoltato per intero la tua domanda, però ne ho capito sicuramente il senso. Per quanto concerne la mia libreria, una medio-piccola libreria di circa 120 metri quadrati, ci lavoriamo in due, ho qualche collaboratore, ma sicuramente non sarà un problema organizzare gli spazi ed adeguarci anche noi alle modalità di vendita che ci aspetteranno nelle prossime settimane. Mi basta spostare qualche tavolo, diciamo dotarmi sarà necessario quindi detergenti, guanti, mascherine, sembra che una certa disponibilità ora ci sia, quindi sono sicuro che non avrò particolari problemi, ci sto lavorando anche adesso con calma, visto che il tempo c'è, quindi questo credo che sarà per me l'ultimo dei problemi. C'è da augurarsi invece che arrivino i clienti, anche se contingentati, comunque mi auguro che torneranno in libreria. Ecco, qualche contatto, ho sentito anche i miei colleghi, abbiamo molti amici delle librerie come la mia, e non di catena, dove c'è un libraio, ecco, sono luoghi di aggregazione e soprattutto di amicizia, quindi noi abbiamo clienti che anche stamattina un paio mi hanno cercato, insomma, che con i quali abbiamo un rapporto molto stretto, ci sentiamo, ci vediamo quando la libreria è aperta e con frequenza costante, ed ecco, questi clienti si aspettano che la libreria apra quanto prima, e per cui non cambierà nulla, ecco, da questo punto di vista, anzi, questa situazione mi è parso, i rapporti che abbiamo con le persone, i nostri tipi di negozi che sono, come ben noto, in difficoltà negli ultimi anni, anche le librerie indipendenti, piccole come la mia, comunque hanno avuto dei segni, ecco, di affetto, qualcuno mi ha chiamato per volermi anticipare, non so, della liquidità, ti pago libri che non so neanche quali saranno, ecco, te li voglio pagare adesso se hai qualche problema, quindi quando apriremo sono convinto che ritroverò la maggior parte dei nostri clienti, e sperando che non siano loro in difficoltà, perché i miei timori più grandi sono in merito alla situazione economica generale, ecco. Staremo a vedere, ecco, non sarà un problema dal mio punto di vista, sicuramente, allestire la libreria, dovrò un po' recuperare il tempo perso, e soprattutto i libri usciti, non molti, nel periodo di lockdown, e io sono la mia libreria lavora molto, ecco, con le novità, soprattutto di saggistica, ma non sarà sicuramente questo un problema per me. Mauro, io ho una piccola domanda per te. Tu hai capito quali siano di preciso le misure di protezione che governo da un lato e provincia autonoma di Trento dall'altro ti hanno richiesto e ti richiederanno di adottare una volta che finirà il lockdown, che sarà praticamente da qui ormai a due settimane? Oppure non avete, diciamo, informazioni da questo punto di vista? Ma la verità no, comunicazioni particolari della provincia autonoma di Trento non ne abbiamo avute, io mi informo come tutti, diciamo, qui sulla stampa locale, quindi la proroga del lockdown per quanto riguarda la nostra attività l'ho appresa dalla stampa, la nostra associazione ci ha fatto sapere che con una semplice comunicazione possiamo avviare un'attività di vendita porta a porta, se per caso qualcuno, ecco, qualche mio collega l'ha anche percorsa questa strada, non solo in senso metaforico, e poi particolari indicazioni, particolari aiuti
non me li aspetto nemmeno, ecco, probabilmente non li voglio nemmeno, mi basta che mi si lasci lavorare in sicurezza, insomma, ma quella ci penso io, come ho sempre fatto, io sono molto abituato da anni ormai a cavarmela per quello che sono le mie possibilità, ecco, sicuramente. E certamente un'ottima, davvero un'ottima testimonianza che ci serve anche per capire come si stanno gestendo le cose anche a livello locale. Però a questo punto mi viene da chiedere a Vitalba se invece lei ha capito quali siano le misure che sono state richieste alle librerie che, per esempio, a Roma già sono aperte da questo punto di vista. E soprattutto, aggiungo anche una seconda domanda, materialmente una persona che dovesse recarsi, un cliente che dovesse recarsi all'interno di una di queste librerie e quindi, diciamo, sarebbe chiamato a compilare quel famoso modulo di autocertificazione, che cosa dovrebbe dichiarare nello stesso? Che sta effettuando uno spostamento per motivi di necessità? Possiamo davvero dire a questo punto di vista che spostarsi da casa propria alla libreria che sta magari a 2 o 3 chilometri da casa rientri tra i motivi di necessità che giustificano uno spostamento? Prego Vitalba. Allora, io vorrei dire che la risposta a questa domanda l'ha fornita in punto di fatto, voglio sempre tenere distinti due piani, l'ha fornita prima Mauro Campadelli, il quale ha detto correttamente io fra 2 settimane riaprirò e non sarà tanto la mia la difficoltà quanto la difficoltà delle persone che probabilmente prima forse venivano ad acquistare dei libri con maggiore leggerezza e che oggi potrebbero avere delle difficoltà economiche. E quindi questa è la risposta, come dire, alla domanda del modulo, ma poi ve la formulerò in punto di diritto. Partiamo innanzitutto dalle misure. Allora, io vorrei richiamare intanto una circolare che non molti conoscono, che è una circolare del Ministro della Salute del 22 febbraio circa la sanificazione degli ambienti, dà delle linee guida non particolarmente puntuali, ma che comunque per chi avesse necessità di sanificare i propri ambienti possono comunque costituire una guida. Poi vorrei richiamare l'accordo fra governo e parti sociali del 14 marzo, nel quale sono state definite delle misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività lavorative e produttive, ma soprattutto per gli esercizi commerciali richiamo l'allegato numero 5 del decreto legge del 25 marzo numero 19, nel quale si parla appunto per gli esercizi commerciali di tutto ciò che enunciava prima Mauro Campadelli, vale a dire le mascherine che peraltro sono obbligatorie laddove non sia possibile rispettare la distanza di 1 metro, di guanti non mi pare che si parli, ma insomma, ecco, ci sono tutta una serie di disposizioni per tutti gli esercizi commerciali ai quali sia consentito di riaprire. Ora, in realtà, per quanto attiene alla domanda del modulo di autocertificazione, io credo che a questo punto in cui noi ci troviamo, non nel passaggio tra la fase 1 e la fase 2, quindi in una fase 1 e mezzo, mi verrebbe da dire, si stia verificando una sorta di cortocircuito che avete esattamente rilevato, vale a dire, all'inizio del lockdown, noi quindi parliamo del lockdown per tutta Italia che è stato sancito il 9 marzo, all'inizio del lockdown noi abbiamo avuto questa previsione di questo modulo e ci è stato detto che saremmo potuti uscire per motivi di lavoro, chiaramente il più delle volte con un'attestazione del datore di lavoro, per motivi di salute, ovvero per motivi di necessità. In un quadro abbastanza armonico sono anche stati definite le attività economiche che dovevano restare aperte in quanto attività essenziali, quindi attività economiche necessarie anch'esse, e quindi c'era una sorta di armonia
Il fatto, ad esempio, che potesse essere aperto il negozio che vende il pane, è chiaro, è un'attività essenziale, non mi consentiva di andare a comprare il pane 5 volte al giorno, ma mi consentiva di uscire per motivi di necessità a comprare quel particolare bene essenziale. Adesso, dove deriva il cortocircuito? Deriva dal fatto che si sta cominciando a pensare alle riaperture, e alcune riaperture, come dicevo prima, librerie e negozi per l'infanzia, sono consentite, ma pare che non si stia pensando a consentire alla gente di muoversi liberamente. E vale a dire, noi cittadini continuiamo ad essere sottoposti al momento alle medesime restrizioni, ma ci sono più esercizi commerciali aperti. E non ci dimentichiamo che non sono solamente le librerie e negozi per l'infanzia. Sappiamo che una serie di attività sono comunque riprese, perché c'era la possibilità di inviare una comunicazione al prefetto e, in base a silenzio assenso, riprenderle dicendo che si rientrava in una qualche filiera. E poi c'è anche un'altra norma che è abbastanza importante, anche se molto poco citata, sempre nell'ultimo decreto legge, che consente alle specifiche autorità regionali di consentire aperture per motivi particolari. Quindi in realtà, al di là del lockdown, gli esercizi che possono, le attività economiche che possono andare avanti, in realtà sono diverse. Eppure noi cittadini siamo limitati nei nostri spostamenti. E allora, da un lato mi chiedo, perché riaprire le librerie? Le librerie, è stato detto, curano la mente e l'anima, e va benissimo, ma mi verrà difficile attestare che esco per motivi di salute e vado in libreria, nonostante questa cura. Peraltro io sono felicissima che siano riaperte le librerie, ma mi chiedo a questo punto se in realtà non si potessero riaprire tutti gli esercizi commerciali che attestassero e che si dimostrassero in linea con misure di sicurezza. Dall'altro lato mi chiedo, perché non consentire a noi cittadini di uscire in sicurezza per recarci in esercizi commerciali che operino in altrettanta sicurezza? Ecco, questo sarebbe il vero passaggio dalla fase 1 alla fase 2 per evitare dei cortocircuiti come quello che hai rilevato, vale a dire uscite per necessità, e voglio vedere come riuscirò a spiegare alle forze dell'ordine che mi fermano che andare in libreria è una necessità, quando ad esempio potrei procurarmi un libro in un'altra maniera. Io spero quantomeno che le forze dell'ordine, che in alcuni casi, ce lo hanno attestato le cronache, non sono state molto, come dire, flessibili anche nel valutare certe esigenze, di fatto lo siano quantomeno per prepararsi appunto a gestire una fase di maggiore apertura per attività economiche per privati cittadini. Certamente. E io, proprio prima di lasciare la parola a Luigi, in chiusura rispetto a quello che diceva Vital Bazzolini, vorrei ricordare, leggendo appunto le motivazioni che hanno portato la provincia autonoma di Trento a disporre la chiusura ulteriore delle librerie, la motivazione che è stata posta alla base di questa scelta. Motivazione che, cito testualmente dall'ordinanza del 15 aprile, si basa sul fatto che il virus, il Covid-19, abbia una più lunga permanenza sul supporto cartaceo. Questa è un'evidenza scientifica o presunta tale su cui si basa la provincia autonoma di Trento. Curiosamente, questa stessa motivazione viene richiamata per giustificare l'ulteriore chiusura delle librerie in un'ordinanza che risale al 19 aprile del 2020, con la quale tuttavia la provincia autonoma di Trento dispone in contemporanea la riapertura delle cartolibrerie. Ecco, forse da questo punto di vista si può notare una sorta di discrasia, no, tra le due ordinanze, perché è chiaro che se è vero che il virus rimane comunque sul supporto cartaceo quando i libri sono comprati in libreria, penso che sia altrettanto vero che rimanga su
i vari supporti cartacei, quaderni, diari, fogli di carta stampata, che vengono invece venduti all'interno delle cartolibrerie. Questo è semplicemente per notare che ogni tanto si vedono delle discrasie da questo punto di vista. Però lascio la parola a Luigi in questo momento. Grazie Marco. Sì, diciamo, riprendiamo a chiedere a Mauro un commento, ecco, su chiediamogli se questa riapertura non dovesse avvenire in tempi brevi, ma ci volessero ancora delle settimane. Ecco, per un business come il tuo, che è fondato diciamo, non può prescindere dall'incontrare persone, quanto pensi che di poter resistere diciamo, dal punto di vista economico in una situazione di lockdown così spinto? Inoltre, ci sono degli aiuti concreti che ti sono arrivati dalla provincia di Trento e anche dallo Stato, dal governo? Fammi aggiungere una cosa, Luigi, una piccola domanda anche a Mauro. Se un'attività come la tua, per un'attività come la tua, quanto è facile riconvertirsi ad altre forme, per esempio di delivery online, queste cose qui, appunto dei libri stessi, no? Portare i libri a casa delle persone, per esempio? Prego, Mauro. Sì, allora, effettivamente la mia è un'impresa individuale e credo che caratteristica dell'impresa individuale sia la liquidità sempre molto limitata. Io, a dire il vero, sono più di 20 anni che faccio questo lavoro e ho qualche risparmio, quindi posso resistere sicuramente un paio di mesi. Ecco, già dal terzo farei fatica a pagare i fornitori e non, le stesse spese vive dell'attività, dall'affitto alla bolletta, alle bollette varie. E chiaramente ciò che più mi spaventa e cosa ci sarà dopo, quando riapriremo, come saranno i prossimi mesi, come dicevo prima. Temo che i clienti saranno meno, che la disponibilità di molti calerà. Temo anche, da un lato, che qualcuno abbia approfittato, tra virgolette, si intende, del periodo per abituarsi alla comodità dell'acquisto online. Quindi i miei timori, più che economici, magari hanno altri miei colleghi che, diciamo, devono coprire spese anche maggiori delle mie. Ecco, io ho la mia, appunto, impresa individuale, ho la classica piccola impresa non particolarmente amata dal professor Boldrin, quindi familiari come collaboratori, qualche amico, giovani neodiplomati, ogni tanto qualche dipendente, quindi me la posso cavare. Anche se, modestia a parte, credo che l'offerta di libri che si trova nella mia libreria sia notevole e questo mi rende, diciamo, molto orgoglioso. E mi sono arrivati 600 euro puntualmente, devo dire la verità, e altri aiuti. Io sono in affitto in un immobile di proprietà di una società pubblica, e la società pubblica ITEA, chi vive qui in Trentino conosce questa struttura, la società pubblica sta attendendo, mi è stato comunicato, disposizioni dall'azionista principale della provincia, disposizioni che potrebbero, diciamo, venire incontro alle nostre difficoltà, magari riducendoci l'affitto. Sicuramente ci è stato posticipato l'affitto di aprile, lo pagheremo il 30. Come dicevo prima, altri aiuti non me li aspetto, non li voglio, ecco, non li voglio. Se ci saranno, va bene, ma non è il mio primo pensiero, come immaginare che qualcuno venga a sostenere la mia come altre attività, se non, ecco, nel periodo di chiusura obbligata. Ecco, io per la verità e ho apprezzato la scelta del nostro governatore di tenere chiuse le librerie fino al 4 maggio, perché sinceramente non aveva senso. Io ogni giorno vado in libreria al mattino un paio d'ore il pomeriggio, vado a piedi. Ecco,
non gira nessuno in città, non avrebbe avuto senso tenere aperto 8 ore al giorno quando nessuno si muove, e non avrebbe avuto senso neanche se ci fosse stato, fossero state 2 persone, ecco, magari una grande libreria e nel centro della capitale o di città più grandi delle nostre hanno probabilmente un afflusso diverso, molto maggiore anche in questo periodo. Una libreria medio piccola come la mia avrebbe avuto davvero pochi, se non nessuno, ecco, frequentatore, con tutto il resto chiuso. Per cui io davvero non l'ho capita, ci ho provato a pensare, anche quando si parla di lobby dei librai, ci sarebbero da fare una serie di considerazioni. Sono sempre stato poco omologabile, sono stato contrario anche alla legge, sono contrario alla legge che dal 25 di marzo ha ridotto al 5% il limite allo sconto che si può fare al pubblico, e credo che ci dobbiamo muovere in altra maniera, ecco. E c'è l'opzione che qualche mio collega, ne accennavo prima, e ha messo in piedi, di portare a casa libri, ma io non mi sembra una strada percorribile, ecco. Dal mio punto di vista, questa è l'impostazione della mia libreria, sia prima del lockdown e soprattutto, a maggior ragione, anche dopo, credo che investirò sulla qualità della proposta e dell'offerta che posso mettere in campo, appoggiandomi, anche se ho avuto qualche difficoltà nelle ultime settimane, appoggiandomi ai grandi marketplace che consentono alle librerie come la mia, cioè che hanno tanti libri e credo di poter dire anche di qualità, di raggiungere un pubblico più vasto di lettori. Quindi credo che quella sarà la strada per le librerie come la mia, un pubblico selezionato e, diciamo, vicino al luogo fisico della mia libreria, e poi uno spazio, una vetrina sul marketplace più noto, non è inutile fare i nomi, lo conosciamo tutti, che ci consente e mi ha consentito negli ultimi mesi di sostenere, ecco, i miei ricavi. E speriamo che la situazione economica generale non precipiti. Sicuramente per qualche mese potrò resistere, vedremo probabilmente dopo l'estate, ecco. Ho sentito qualche mio collega, più di uno è preoccupato, ma ci siamo abituati, ecco. Il libraio, non ne sono rimasti più molti, e come me, ecco, il libraio è un venditore, e si lamenta spesso, ma comunque è sempre tendenzialmente ottimista e crede che un modo per cavarsela ci sarà, ecco. Spero che sarà così anche questa volta, insomma, per quello che mi riguarda. Perfetto, grazie di averci detto un po' la tua esperienza e anche le tue prospettive sul futuro. Luigi, a te l'onore di chiudere questa conversazione. Un attimo, vedo che Vitalba ha una cosa da dire e le do subito la parola in questo momento. Ecco, sì, volevo solo aggiungere una cosa e fare i miei complimenti a Mauro Campadelli per tutto ciò che ha detto finora. Veramente complimenti grandissimi per quanto attiene, a parte tutto il discorso in generale, a parte il fatto che vorrei avere anche io a Roma, vorrei poter frequentare a Roma una libreria che presenti le caratteristiche della sua a Trento. Qui sono molto difficili, se non impossibili, da trovare. Quindi intanto ci terrei a dire questo. I miei complimenti per il fatto di avere una mentalità e vedute così ampie da stigmatizzare la regola del limite agli sconti sui libri, perché non è da tutti, e quindi complimenti anche per questo. E poi, tra l'altro, anche volevo dire il discorso di riaprire quando tutti quanti sono ancora, non sono in giro, è assolutamente compatibile anche con quello, in linea con quello che dicevo anche io prima, riguardo al fatto che se poi le persone non escono, come si va avanti.
E questo mi consente anche di dire l'altra, un altro appunto. Parlava Mauro di lobby dei librai. Di fatto tanti librai si sono lamentati, quindi altro che lobby, si sono lamentati di questa decisione che ha preso il governo di riaprire, non solo perché ci sono poche persone in giro e quindi probabilmente rischiano di non avere dei ricavi tali da poter andare avanti, ma anche perché c'è il rischio che riaprendo possano perdere gli aiuti che in questo momento sono dati loro, cioè probabilmente restare chiusi e ricevere questi aiuti consentirebbe loro poi di riaprire quando anche più persone sono in giro e di riaprire bene piuttosto che riaprire subito e non avere gente che va ad acquistare. Quindi sono totalmente in linea e d'accordo con ciò che ha detto. Grazie, e veramente lo ringrazio della sua impostazione. Complimenti che valgono il triplo per me, insomma, detti da Vitalba. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a lei. Bene, Luigi? Beh, dopo le parole di Vitalba, dopo questa chiosa finale, non mi sento dire altro che grazie a tutti quanti e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci.